dalla classica abbiamo un primo violoncello solista e un direttore di orchestra. Che onore! Benvenuto! Questo è, vabbè, la mia professione. La professione del musicista è la professione di amore, sacrificio e soddisfazione, Eh diciamo così. beh, dir poco, eh? Perché tu appunto ti introduco, poi ti lascio parlare, appunto primo violoncello solista nell'orchestra del Maggio Musicale Fiorentino per ben 29 anni, dal 89. E poi sei stato anche la riserva del grande Rostropovich nel concerto appunto di Dvorak sotto la direzione di Meta Bombay. Wow, che Sì, vabbè, esperienza! era un concerto dove il maestro Rostropovich era d'anziano, Sì. c'erano dei problemi, non si sapeva se potesse suonare o meno. Io ho fatto tutte le prove, ero con il maestro Mirta e come solista, ero pronto, diciamo, a sostituire il maestro. È stata un'esperienza magnifica, Eh insomma. beh, eh Dopo beh. il Rostropovich, il professionale, Cosa ti porti a casa, dal grande Rostropovich? Rostropovich io lo conoscevo ovviamente da sempre, è stato secondo me il violoncellista. Lui era un personaggio molto, molto eclettico, era anche un grande pianista, insomma, l'anima del violoncello lui esprimeva la grande anima di Shine Russo, no? E era una persona incredibile, un grande musicista, lui col violoncello parlava, E beh, insomma, questo era, poi sai, lui ha vissuto nel periodo sovietico, quindi secondo me è un grande musicista. Esprime tanto se soffre tanto, la sofferenza genera saggezza, genera ricchezza interiore, ma questo vale in quanto tutte le cose della vita, è vero, è vero, è vero, te lo perché nella confermo. musica si sente ogni sua nota. Lui parlava di, lo sapevo, si parlava sempre di urgenza espressiva, l'urgenza dell'anima di esprimere, ma l'anima, se tu non fai esperienza della vita, soprattutto quelle dolorose, ti formano, ti riempiono di contenuto. Ecco, Certo, questo io certo. Andiamo penso io. nel profondo, Marco, mi sembra. No, vabbè, posso stare che, scusate, posso stare anche se più si leggeva, No, ma no, no, non no, sono no. una considerazione, perché il musicista non è anche, come dire, una persona spirituale, oltre che, anche perché vive del suo mestiere, ma deve anche trasmettere qualcosa alle persone che Certo. ascoltano, sia che suona, sia che dirige un'orchestra, anzi, dentro l'orchestra è molto più difficile, perché devi influenzare positivamente tanti musicisti a suonare in certa maniera. Certo. E beh, insomma, poi dal 96 appunto intraprendi questa carriera importante di direttore d'orchestra, incoraggiato da Riccardo Muti. Come l'hai conosciuto? Il Raccontami. maestro Muti, diciamo Sì. che abbiamo, mi posso parlare dell'amicizia con il maestro Muti, perché Sì. lui mi dà amicizia, nel senso che, perché ogni tanto che lui praticamente è venuto a dirigere l'orchestra del maggio 2005-2006, e io ero ancora prima di Marcello Maggio, e sono alzato di lui diverse volte anche negli anni precedenti, ho avuto maniera di avvicinarmi, sono molto curiosa, e lui è nato una stima reciproca. Sì. Tra l'altro ho anche assistito il maestro, anche le prove che faceva la produzione al CFA 50, dell'Opera di Roma. Sì. In più ho una partitura, io mi ha dato i consigli per il mio debutto nell'opera che ho diretto anni fa, l'opera di Rigoletto di Verdi, e c'è la partitura del Rigoletto con le annotazioni del maestro, la matita, e quindi sono per me venuti come una reliquia in senso buono. Eh beh. Io quando posso vado a trovare il maestro, perché è sempre Un onore, un una linea piacere. spirituale, assolutamente, lui è uno dei più grandi attuali rappresentanti dell'Italia musicale. Eh sì, dove sono nati anche tanti altri, non troppi però, no? Giusto, mi confermi che comunque poi alla fine diventare suoi figli non è così facile, immediato, giusto? Sì, no, Ti sai, ho sono messo in discorsi molto crisi. complessi. No, siamo nel comune, no, diciamo questo, che in generale l'Italia è Sì. un paese dannato, forse più di ogni altro paese europeo, ha dato un contributo culturale,
artistico di bellezza al mondo. Questo lo dico senza, diciamo, come dire, con grande umiltà, però questo è un dato di fatto, è l'opera lirica, per esempio, dalla musica, il barocco italiano, l'opera lirica che tutti, ogni giorno l'opera lirica si suona, si canta in tutti i teatri del mondo, quindi la cultura italiana viene trasmessa continuamente. Certo. Quindi grande voce italiana, questo va detto, perché tanto di fatto l'opera è nata proprio in Toscana, nel Camerato di Bardi, a Firenze, quindi diciamo grande orgoglio, ma anche grande responsabilità. Certo. Poi l'Italia la troviamo con le luci, ma non siamo abituati ben altro. Quindi io sono positivo, nel senso che gli italiani hanno un talento che gli permetterà di superare anche questo momento difficile che ci sono, cioè, che noi constatiamo. Certo. Questo è. Ma io, diciamo, come musicista sono fiero dell'italianità, perché insomma, rappresentare un'opera lirica italiana. Io quando recentemente lo dico, ho diretto due repliche dell'opera dirigita molto tutti i tempi, c'è una prova aperta per le scuole, ho parlato prima, perché mi piace parlare, l'orchestra deve essere un comunicatore. E beh, devi parlare con la gente. Creare empatia, no? Anche. Empatia, sì, perché sono cambiati i tempi, Sì. Penso, il pubblico ha necessità sì. di essere coinvolto e qualche volta di spiegare, diciamo, non fa male. E i ragazzi, ce lo vedete, siate felici di assistere a questa prova, perché oltre a capire come funziona il lavoro, perché poi ci siamo fermati nelle prove per capire il funzionamento, lo spiegavo del caso, dovete essere fieri, perché questo è una grande orgoglio italiano, l'opera lirica è stata creata dagli italiani, è il nostro brand, uno dei nostri brand. Proprio in questi giorni sapevo che adesso i miliardi vogliono dare tanti milioni di euro alla scalcata della scala, ecco, vogliono contribuire, ecco, per dire che la scala è un grande teatro, no? Un brand incredibile conosciuto nel mondo, anche perché è nata della scala, e sai che perdi, insomma, anche del punto di vista prima, insomma. E questo, ecco, grande mio messaggio di positività, di speranza. Ci sono una parte di tutti, ecco. L'Italia è veramente un paese incredibile, la bellezza, e problemi, perché tanto c'è la legge del bilanciamento, ma non c'è una cosa per mancare e così. Senti Marco, io voglio anche che mi racconti, sempre nel 96, che hai diretto Gianni Schicchi, ricordiamolo, di Puccini, al Festival di San Gimignano. Gimignano, quello sì, che bello! C'era una persona, c'era sì, in quell'epoca, in quel posto magnifico, San Gimignano. Sì, infatti, San Gimignano, e in quell'occasione. Io Gianni Schicchi, che io apro la parentesi, amo follemente Puccini. Perché Puccini, come dire, nelle sue opere c'è il femmineo, c'è una, direi meglio, c'è una grandissima sensibilità. Verdi è più classico, più michelangelesco. Sì. Il nostro Puccini è, come dire, molto sensibile, sensitivo. Bene, e Gianni Schicchi invece è una commedia. Schicchi è il personaggio della commedia, che in tanti lo cita. Ed è una commedia molto carina, molto simpatica. La bellezza di quella eseguita nella piazza di San Gimignano, che è una piazza stupenda, incredibile, sta in Toscana, veramente incredibile. Io vado di Toscana dall'87, ma quando vado in giro, io sono sempre turista meravigliato. Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, io abito vicino a Pisa, ma insomma intorno sono dei paesi, io direi. Ogni paesino c'è un tesoro d'arte, questo è l'Italia. C'è infatti l'Italia che tiene il patrimonio mondiale in una percentuale molto alta rispetto a qualsiasi altro paese. Che non sappiamo ben anche valorizzare a volte, chiudo parentesi. Anche perché valorizzarlo, sì, è vero, perché il nostro sarebbe noi, l'Italia potrebbe vivere, non dico di turismo, ma insomma potrebbe valorizzarlo molto di più. Sì. E la cultura potrebbe essere come dire, propedeutica a una valorizzazione del territorio, insomma, anche dal punto di vista turistico, commerciale, insomma, la musica, la cultura ha varie
declinazioni. Ah, sì. Che se avete mai intuito potrebbero rendere molto di più. Potrebbero valorizzare questo paesaggi, il turismo, eh sì, lanciamo questo messaggio, eh? Vediamo un po' se lo ascolta. Lanciamo questo messaggio, già viene un messaggio che viene recepito, però deve essere recepito ancora di più secondo me, perché ci sarebbe da lavorare che molti giovani musicisti, cantanti che io ho conosciuto, ecco. Sto conoscendo, persone meravigliose, bravissime, e creare una rete di soluzioni, di l'opera, ma anche concerti, giovani musicisti, musicisti, ecco. Certo. Questo creare con le poche risorse che ci sono, ma se usate sapientemente, insomma, si potrebbe fare qualcosa. Qualcosa anche di grande, è vero. Sì, dai, vediamo. Perché la musica deve essere utile a tutti, e sì. Ci farebbe lavorare più giovani che a dare qualche prospettiva. Infatti, speriamo. Speriamo che qualcuno ci ascolti. Eh? Andiamo avanti. Sì. Ti ho interrotto nell'esperienza appunto Gianni Schicchi che stavi raccontando, appunto Puccini, e poi dimmi com'è stata questa esperienza. Prego, sì, dicevo, com'è stata questa esperienza? Come sempre bellissima, perché tra l'altro all'epoca c'erano tutti, praticamente tutti i musicisti dell'orchestra di Maggio Musicale Fiorentino, quindi grandissimi musicisti. E fra l'altro quello che quando ci sono una versione per orchestra ridotta, questa è una cosa interessante, chiamata versione Panizza, sì. Autorizzata da Puccini stesso, cioè praticamente la stessa musica composta per un'orchestra più piccola. Mm-hmm. Quindi era un effetto bellissimo, perché era una sorta di orchestra un po' da camera, ma che dava comunque, rendeva l'idea della grande orchestra per la quale è stata originariamente scritta. Mm-hmm. E è stata fatta veramente, è stata bella spettacolo. Perché? Perché mi piace invece il Puccini del teatro? Perché c'è l'interazione con l'orchestra e i cantanti. Mm-hmm. È sempre un continuo compromesso, sempre un continuo come la vita. Ecco, sì. Questo per me l'Europa è la cosa, per il direttore è una delle cose più difficili. Non è così bello, ma è più lineare. L'opera lirica molto anche fare con cantanti, il coro, la scenografia, l'orchestra, ecco, è complesso, ma è esaltato. È una sfida ogni volta che si va a dirigere. Certo. Sì, sì, sì. Puoi fare anche un mese di prove, ma se cantate quella sera è rallenta o anche. È un problema, infatti. No, è un problema, si deve seguire, lo ecco, sì, è una cosa molto importante. Sì, sì, sì. L'orchestra dell'opera deve essere un coordinatore. Sì. Deve coordinare al meglio le relazioni che lui ha. Deve guidarli, come un padre. Sì, ecco, sì, sì. Infatti, la scrittura nei contatti di saggi, c'è il direttore d'orchestra, maestro concertatore, cioè il direttore d'orchestra, perché il maestro che concerta le varie, c'è il coro. Certo. È una grandissima responsabilità ed è uno spirito di Dio, lo vedo così, di servizio. Sì. Il direttore dell'orchestra è al servizio del cantante. Deve rendere la situazione che il cantante, comunque si sia, sì, sì. Possa rendere al meglio, e quindi presuppone un grande spirito di servizio. Ecco, questa è la mia personale visione. Bello. Io. E anche una bella responsabilità, no? Alla fine. Assolutamente, assolutamente. A volte i budget sono limitati, ci sono poche prove, quindi ecco che con pochissime prove portare, come dire, in fondo l'esecuzione nel miglior modo possibile, sintetizzare al massimo le cose, durante le prove, ma anche l'esperienza, ecco. Poi anche durante la veste del direttore deve trasmettere qualcosa col corpo, con il viso, ecco, perché il musicista dell'orchestra, il cantante è sensibile anche ai metamessaggi, ecco. Certo. Non solo sull'esercizio della bacchetta, ma anche le mani, sì, sì. Il corpo. È una cosa complessa, non è una cosa semplice. No, assolutamente. Perché ciascuno ci vuole una grande preparazione. Io ho avuto il grande onore di poter aver lavorato praticamente, stato lì, posso dire, perché lavorare con il Marcello, lavoravo sempre in contatto con i vari direttori, sì. Eta, Pretro, Giulini, Bisco. Mm-hmm. E tanti altri maestri che erano grandissimi, quindi ho potuto imparare tantissimo, qualche volta andavo a chiedere di qualche cosa, è stato un rapporto, diciamo, cioè da loro sono cresciuto dall'orchestra, passando dal polso, è stato un
Certo. Sì, sei proprio anche stato definito una persona che concreta, no? Che va subito anche al risultato, no? Nei tuoi gesti, nella tua movenza, è vero? Infatti, molto conosco tantissimi creatori. Non so di voi, quali no? Ha citato due volte, e anche una stagione del Teatro di Livorno a Sì. ottobre, con la Cogliata, Sì. e lui ha spesso parole sul sentiere, appunto, dicendo quello che tu stai dicendo, ma sono parole che nascono perché lui ha visto sul campo. Sì. Cosa, io lo ringrazio perché è una persona, questo conosce, che conosce benissimo le voci, conosce i cantanti, è un musicista rotondo, sa che i cantanti sa scegliere Sì. i cantanti per i ruoli giusti, le voci adatte con il ruolo, non con quell'altro, è una persona di una grande umanità e lui ha aiutato tanti cantanti che adesso sono in carriera in auge, li ha aiutati a visitare. Questa è una cosa veramente di grande applauso a questo conosce perché insomma ha aiutato tanti giovani cantanti e cantanti che ho conosciuto a lui devono grande riconoscenza, insomma, Certo, è devono una ringraziarlo. cosa molto bella, molto buona. E bisogna cercare di fare gli altri, è possibile, di incoraggiarli. Io cerco di fare il mio piccolo, assolutamente E piccolo, ci per riesci molto fare. bene, direi. E voglio anche per esempio andare di concerto in Cerebecca con i giovani cantanti, che si fanno conoscere, io mi sto anche attivato per questo, è bello, io ho lavorato con cantanti già di nome, e che sono comunque persone, ho avuto la fortuna di cantanti di nome che insomma sono stati molto veramente modesti, veramente collaborativi, veramente come per esempio la grande Pietro Siun, una Sì. soprano greca. Eh È una beh. persona meravigliosa, grandissima artista, ma di una serietà, di un'umiltà, le prove, no? Ecco, per dire, Sì. o dei passi famosi come Gordon Curazzo, insomma, sono persone che comunque segni, hanno lavorato con grande professionalità, questo è un piacere. Beh, insomma, è sempre veramente bello sentire molta, molta cultura come la tua, davvero Marco, perché Io insomma non c'è sono una persona bisogno, così. eh? C'è anche bisogno in questa Io società. penso come cosa, perché la cultura non deve essere una cultura di libri, ma deve essere una cultura che si applica. Eh beh, Perché insomma. finisce di andare all'intellettualismo, cosa che io non amo molto, piuttosto la cultura che deve essere una cultura sia umanistica, ma sia anche spirituale, di universale, che sia giovevole per gli altri. Sì. È un precetto, Ah, sì. perché se no diventa il professore che fa la lezione, cosa che io, anche quando in orchestra, devo qualche volta indicare qualche sbaglio, ma sempre in maniera amichevole, non mai. Una volta il direttore d'orchestra, come Toscanini, che è un grandissimo direttore, nato nel 1800, e sono ancora adesso degli audi, delle prove dove lui bestemmiava, si cavolava, Sì. era nato sempre, adesso non sarebbe più possibile. No. Erano altri tempi, adesso ci vuole i musicisti, il livello dei musicisti è veramente elevato, che adesso si deve collaborare con i musicisti, quindi si suggerisce le cose. Io, avendo la fortuna di vedere, adesso che ho nato come velocista, quando devo dire qualcosa ai fianchi, ai violini, so cosa dire perché conosco, ecco, se non posso Infatti, stare. È infatti. chiaro, conosco, se magari dare qualche consiglio di più per risolvere un problema, di qua, vi consiglio questo, e poi Sì. funziona, in genere funziona perché dopo tanti anni di esperienza deve Insomma, servire qualcosa, no? Sennò. puoi darlo tranquillamente. Dai, Oscar, vai a dire che noi ai nostri errori della nostra esistenza diamo il nome di esperienza, diciamo così, quindi sbagliando, se diceva questo, chiamo la ragione. Sì, Quindi grande si Wild. mette a frutto, diciamo, Oscar l'uomo fortissimo, perché era Vero? veramente un uomo. Il suo euforismo di un'intelligenza acuta, penetrante. A me piace molto leggere anche la saggistica, io Eh beh, nei grandi non avevo dubbi. libri. Eh No, ma non perché mi piace, mi nutre. beh, insomma, un uomo Ma come anche come altri. te, per forza, deve nutrirsi di cultura e di cose belle, giusto? Mi sembra Io naturale. ci provo. Anche perché la cultura, anche la spiritualità ci aiuta anche a superare i momenti, magari i momenti no, che arrivano per tutti. Certo.
Allora, poi ci vuole forza, fede, sì. Quindi per andare avanti, per risolvere, diciamo, per avere la forza, per andare avanti, per risolvere i problemi che noi abbiamo nella vita, essere chiaro, no? Certo. E quindi, diciamo, aiuto questo, ecco. Diciamo che essere, io sono grato a Dio perché per farla, essere un musicista, lavorare, io quando dico sono felice, perché sono nella mia dimensione, mi piace a Dio che mi ha questa possibilità di fare musica, felice a me, ma anche gli altri, capisci? Sì. È una condivisione della gioia, che questo è in fondo, fare la musica, la preghiera a Dio, a chi ci ha creato, questo è importante, questa cosa. Beh, insomma, non mai dimenticare quello, e allora forse si diventa un po' più umili, no? Magari sì. Ecco, sì, facciamo sì. Musica, ma senza volontà, perché ecco. Sì, d'accordo, pienamente d'accordo. E senti, questo elisir d'amore che conduce appunto di recente al Teatro Sociale di Rovigo, cosa mi racconti? Sì, che bello! Ecco, questa è un'opera meravigliosa, è stata una... prima era una produzione col Teatro di Rovigo, con Teatro di Rovigo, sì. A ottobre abbiamo fatto due recite di Rovigo, poi è stato ripiegato a Rovigo. Rovigo, tra l'altro... un dato molto bello. Dunque Elisir è una storia che potrebbe essere applicata al giorno d'oggi, praticamente c'è cioè, apro la parentesi, sì. È quello che noi chiamiamo il bel canto. Il bel canto vuol dire che i cantanti cantano, fanno più sismi canoni, e quindi diciamo è un'opera di grandissima come dire, piacere di ascoltarla, sì. E Elisir d'amore, e quella è stata la gioia di Elisir d'amore, perché a parte c'è un cast meraviglioso, giovani cantanti, devo citare Marco Ciapponi, il canore, che è veramente un ragazzo di carriera poco più che 30 anni, sempre non 30 anni, cioè in carriera veramente, Marco Ciapponi, veramente, bravo. Infatti c'è nella famosa aria di Elisir d'amore, sia a Livorno, sia a Rovigo, abbiamo avuto tantissimo, perché la gente entusiasta. Perché, e poi anche altri giovani cantanti bravissimi. Ebbene, questa è una storia molto bella, perché c'è un giovane che con un paesino che si vuole innamorare di un mulino, che vuole a dire, ma a dire un po' come dire, è una che legge, ha dei soldi, e praticamente non lo considera. E nel frattempo arriva Luca Mare, che è un venditore, che è un imbonitore, insomma. Sì. È un imbonitore che illude il povero Nevolino a guarda, dammi dei soldi, io vedrai con questo elisir tu poi potrai sedurre la tua donna. In realtà poi succedono è una storia un po' lunga. Ma la cosa interessante è che lo stesso Luca Mari, quasi lui è un imbroglione, alla fine, per altre storie, crede che l'imbroglio funziona, cioè si convince da lui stesso che l'imbroglio è reale, questo potrebbe essere anche un'immagine di quello che noi tutti potrebbe succedere. A volte si raccontano delle cose e poi ci si crede addirittura, capisci? Ecco, è interessante, io lo vedo un po' da un punto di vista anche dello spaccato dell'animo umano, perché ricordiamoci sempre che le opere non sono solo del canto, sono storie che ci raccontano delle passioni dell'animo umano, l'amore, l'odio, la vendetta, la gelosia, la furbizia, ecco, è uno spaccato dell'animo. Rappresentato musica, bello, scene. Bellissimo. Questo bello. Con la potenza della musica, perché la potenza della musica è il messaggio. Ecco che il cantante non deve essere solo cantante, pensi anche attore, perché si deve muovere sulla scena. Guardate com'è complesso, io dicevo ragazzi, vedete com'è complesso. Quanto tempo ci vuole per cantare bene? Quanti anni di sacrificio? Ecco, in un'epoca dove tutto invece vogliamo lo smartphone, tutto pronto, invece tutto pronto, invece no. Sacrificio e mortificazioni per arrivare a livello, ma questa è la legge dell'universo. Certo. Invece noi vogliamo tutto subito, ma invece l'opera personale è uno strumento, quanto tempo ci vuole, quanto sacrificio, quanta fede per arrivare dove tu vuoi. Certo. Lavori per anni, senza me, ma poi alla fine qualcosa. Ecco, questo è interessante. Essere un regista è una disciplina che io, anche i genitori che potesse, gli avessi la possibilità di far studiare uno strumento per disciplinare i propri figli, per dare una regola, una disciplina. Ecco.
Questo sarebbe una cosa molto interessante. E anche sempre non trascurare nelle scuole la musica classica, perché molte Assolutamente, volte, appunto, ecco, bravissimo, bravo. trascurano, no? Secoli di storia, no? Musicale e No, arrivano subito nel moderno, ma le basi sono nella ma classica. non è colpa dei ragazzi, perché se non sono, educati ad ascoltare la bella musica, se non l'hanno mai ascoltata, è chiaro che si trovano un po' sbilanciati, Eh voglio sì. dire, no? Andrebbe, perché la musica poi educa, ha una migliore apertura mentale, insomma, però Certo. andrebbe fatto un corso di graduale, molto graduale, io parlavo con il direttore di teatro tempo fa, cioè, mi pare anche concerti per la scuola, anche lezioni di concerto sull'orchestra, sulla spiegare molto umilmente, il direttore d'orchestra scende dal podio e parla molto umilmente ai ragazzi, perché loro rispondono, Sì. Sì. perché i ragazzi si sentono coinvolti, rispondono con entusiasmo, perché è una cosa nuova. Infatti. E, ecco questo, tutti dicono, ah, giovani, sì, è vero, io capisco questo, però c'è speranza, se c'è. Bisogna fare qualcosa per gli altri, per il prossimo, no? Evangelicamente parlando, bisogna fare qualcosa, se no, ecco, bisogna fare dei tentativi, ecco, anche una goccia, ma con la goccia potrebbe essere, può fare del bene, magari qualche ragazzo ci fa qualcosa, magari possa ricercare, ecco. Eh sì, lasciare anche delle tracce, no? Insomma, per creare fondamenta, insomma, come ha fatto del resto la musica classica, no? Comunque è stata ancestrale, ci ha comunque accompagnati, no? Fino ad oggi e penso che lo farà ancora per, no? No, Tutte ma le generazioni a certamente, no. venire, ne sono certa. Corre l'obbligo di far notare che la musica operistica, che adesso viene un po' considerata così avulsa, nell'Ottocento era la musica popolare. Nel teatro davano delle opere, sia i nobili ricchi, sia mezzogiorno, sia in alto i poveri del popolo. Quindi la musica popolare, nell'opera lirica, è nata come musica operistica, Popolare, con la musica sì. popolare. Mozart, nella Vienna del 1700, la gente operaio, cantichiava, dove vai, farfallone, ecco, ci rendiamo conto, poi, ah, che livello c'è, ecco, cioè, Mozart era cantichiato così, con Verdi, fino a 50 anni fa, 40 anni fa, anche nelle campagne ancora conoscevano, magari c'era basso livello, ma, culturale, però magari le opere si Si sapeva, sapevano perché erano a livello appunto perché era della una cultura ancora gente. popolare, poi c'è stato negli anni 70 una processione, la possibilità di altri Sì. generi, insomma c'è stato un po'. E adesso sembra che ci sia un ritorno, io spero di che sia vero, di verso portare magari quelli un po' più giovani, verso, io un altro giorno in teatro e insomma vedevo che gente dai 60, 70, 85, Insomma, perché, insomma. insomma, ma va benissimo, ma ecco, Sì, magari sì, sì. portiamo anche 50 anni, ecco, se diciamo. Ecco, fa un po', mi ha fatto un po' impressione, se sono molto bene, Sì. qualcuno mi ha detto, quello loro hanno la pensione, i giovani non hanno soldi, perché devono lavorare, anche questo è vero, facciamo qualche cosa per incentivare, insomma, ecco, questo potrebbe essere questo è quanto, insomma. Comunque, Bene, bene, vediamo che il Marco. teatro invece soffre di grandi problemi, dovuti ai deficit accumulati negli anni, questo è un altro problema. Piano piano ci Ce la faremo, in speriamo. qualche maniera ce la faremo, gli italiani hanno sopportato tutto, quindi penso che Sì, piano piano ne sono certa. speranza. Io sì, speranza. Viva la Bene. musica, viva Sì. perché insomma anche io sono anche adesso perché esiste quando carico posso invece specialmente quando sono anche solo il sentimento una gioco una musica santificatrice. E che prima ci sono anche che spiego, guardate, è un danzo dell'anima, ecco, tutte queste cose che possono rendere felice per mezz'ora le persone, magari per mezz'ora non pensano ai propri problemi, ecco, si sono Insomma. dormiti bene, poi dopo mezz'ora ritornano alla vita magari arricchiti un attimino, ecco, questo per me è la grande gioia, dare questa Magari tornano, ma in maniera più leggera, no? io ho fatto un assoluto compito che non è fondamentale nella Sì. società, ma insomma aiuta, ecco, questo
Bene, bene, complimenti Marco, davvero per tutto quello che hai fatto e che stai facendo. Eh? Senti, le persone, ricordiamo, dove ti possono seguire su YouTube? Beh, su YouTube Sì. ci sono, c'è cioè, Marco Severi, c'è anche il mio, ma io sono molto, ho il profilo Facebook Sì. su YouTube, Marco Severi, dove ci sono alcuni pezzi, Ecco, così amico ti dei, possono oppure seguire o anche lì. Instagram, ecco, queste Ok, bene, cose. bene. E Grazie. allora ti aspetto anche qui in Liguria, chissà, magari ci allietti con qualche tuo pezzo. Adesso vediamo un po' di lavorarci anche su questo, così almeno ti facciamo anche conoscere meglio di persona. Lo farebbe molto piacere, Eh? molto piacere. Ma Ci lavorerò, te lo ecco, prometto. sai qualcosa su di me, hai visto un po' di cose. Quindi un grande piacere portare in Liguria la musica, intanto, e portare a conoscere Beh, persone e dialogare. infatti, Sì, infatti, quindi insomma, vero. è una Si parte promessa, dal violoncello e poi andare all'orchestra, si fa scalarmente, no? sarebbe bellissimo, molto bello Perché? per noi. Tutto è possibile, nel mondo si parla, sono tutti connessi, ecco. Però è una che ci conosciamo anche per. Ecco, questo è il messaggio grande che io lancio. La musica è bella, è una gioia incredibile, ma bisogna essere un po' educati, non è. Ma un po' educati, che non è proprio diretto, no? Perché Certo. adesso magari leggera, che è più leggera, arriva subito le canzoni di Sanremo, per esempio, che sono un altro genere, quindi classiche, proprio raffinate, ecco, invece di una preparazione, ma tutto si può fare. Sì, sono convinta, li abitueremo a un orecchio un po' più diverso. Bene, chiudiamo. Educazione, e si può fare qualcosa, quello sicuro, certo. Sicuramente, sicuramente. Sicuro. Bene, Marco, io ti ringrazio per questa piacevole chiacchierata e ci teniamo in contatto su tutti i nostri mezzi importanti social e invito i nostri ascoltatori a ascoltarci e seguirci sempre con passione come stanno facendo fino adesso. Cioè, ti Grazie. ringrazio che mi hai dato la possibilità di scrivere, sono Figurati. molto una chiacchierata molto semplice, nel senso, si parla di bellezza, ecco. E poi c'è la famosa frase di Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo, no? La frase è abusata, ma in parte dentro è vero, Vero, è vero, è vero, anche questo. e non la sua originale. Bene, bene, allora viva la bellezza, eh? Ecco, vediamo parecchio che questa frase diventi operativa, sia solo uno stop, una bella frase, ma con l'azione di tutti portarla a fondo, quando c'è un contributo per portare, per rendere cooperativo, per Infatti, infatti. questo. Bene, grazie Marco e un abbraccio e buona serata. A presto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao, Grazie. buonasera. Ciao Marco, grazie. Ciao, ciao.